Ed eccoci qua anche stasera con un'altra salsa. Questa volta una salsa verde che può essere utilizzata sia per il bollito che per altre cose come io stasera e per l'aperitivo. Vi faccio vedere gli ingredienti che sono prezzemolo, circa 100 grammi, uno spicchio d'aglio, le acciughe che ci sono anche i capperi, un tuorlo d'uovo. E il pane con l'aceto rosso, sale, pepe e un po' di olio. Adesso passiamo nel mixer. Elegantemente mettiamo il prezzemolo, chiaramente anche un po' di olio d'oliva, giusto per dargli un po' di liquido. Ok. Lo spicchio d'aglio lo metto intero, il tuorlo lo sbriciolo un po' e direi che inizio prima a frullare questo. Ecco, come vedete inizia un po' a formarsi. Adesso provo col pane. È una salsa buonissima perché dà quel gusto anche dell'aceto, che a me piace molto. Aggiungo giusto ancora un po' di olio perché col pane. Poi le acciughe. Uno. Ne mettiamo due, amore. Sì. Due. A chi piacciono. Poi un po' di sale, poco perché avendo messo le acciughe, un po' di pepe. Rifrulliamo, perché già diventa. E adesso assaggiamo. Assaggio un attimo per vedere com'è. C'è chi assaggia. Grazie. Aspetta, che gusto. No, che Buono, gusto. No, mi fido del mio no, 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 amore. assaggio, assaggio. Mi Mi fido del piace. mio amore. Bene, allora la prossima ricetta e fatemi sapere. Ciao.